Siamo ecco qui proprio nel comune di Bacoli e in particolare nella frazione di Miseno. Alle mie spalle c'è una chiesa meravigliosa, bellissima, la famosissima chiesa appunto di Santa Maria delle Grazie di San Sossio in Miseno. Questa è una chiesa che nasce nel 1661 e fu voluta fortemente appunto proprio da questo marchese di San Martino, una chiesa che poi nel corso dell'Ottocento è stata ristrutturata e difatti comunque la sua forma attuale la si deve a quella ristrutturazione. Poi dopo, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel corso del 1947, questa chiesa fu dedicata proprio dal vescovo non solo a Santa Maria delle Grazie, ma anche comunque allo stesso San Sossio, perché comunque quando nacque questa chiesa nel 1661 era stata dedicata a Santa Maria di Casaluce. Però ecco, oggi parliamo di questa chiesa perché qui, come ben sappiamo, Miseno è stata una delle frazioni romane appunto più importanti. Qui abbiamo il famoso Sacello degli Augustali, abbiamo comunque anche lo stesso teatro di Miseno che comunque era dedicato alla flotta Misenesis, la Grotta della Dragonara e tantissimi altri reperti. Ebbene, proprio qui in questa chiesa, in questi giorni, sono stati trovati degli epigrafi romani che risalgono al I-II secolo d.C. che attestano che un Augustale di Pozzuoli, perché difatti proprio qui accanto c'è il Tempio degli Augustali, ha fatto un lavoro con appunto a proprie spese per sua pecunia. Queste appunto iscrizioni inedite sono state trovate proprio vicino all'altare di questa meravigliosa chiesa e quindi attesta sempre di più come la storia nella storia di Miseno, ecco, ancora oggi appunto ci preserva dei tesori nascosti e ci racconta appunto quella che è stata la grandezza di un posto che, ricordiamolo, era la meta di imperatori e dell'alto patriziato romano.